bene. E poi mi fa molto piacere vedere le persone che sono motivate veramente a seguire questo tipo di lezioni tenute dall'architetto Gianni Sellè. E certo che è sempre un arricchimento conoscere la storia del nostro territorio. Posso poi piacevolmente come la sa porre l'architetto, la gioia è straordinaria. Grazie Sellè, grazie a tutti voi, grazie a Claudio Zanni, la sua signora, che hanno iniziato tanti anni fa al San Bartolomeo questa iniziativa. Speriamo che ora, anche con i tempi più sereni che ci accolgono, chissà quante cose si potranno fare per tutti quanti insieme, per conoscere gli aspetti anche inediti di questa nostra cultura locale. Grazie, buonasera a tutti. Grazie. Allora, per la verità, storia del territorio alessandrino, questa sera no. Inizio subito in questo modo, nel senso che storia del territorio, questo titolo lo abbiamo utilizzato per l'intero ciclo, ma in realtà dobbiamo vedere anche un po' ciò che è al di fuori del territorio. Allora, tanto come introduzione, vediamo un pochino di ricucire, vedo molti visi che c'erano già le volte precedenti. Abbiamo iniziato il 15 ottobre con primi insediamenti umani nel territorio alessandrino. Successivamente, riguardo alle strade consolari, con la via Postumia, poi con la via Fulvia e l'antica Forum Fulvi. La quarta serata è stata dedicata alla via Emilia Scauri e il sistema di centralizzazioni del lago di Artonino. Questa seconda parte noi vedremo, vi dico quali sono i titoli delle quattro serate: Roma e l'impero, le grandi opere pubbliche, successivamente le grandi città romane, poi il Medioevo con i centri urbani e il territorio, in due serate. Quindi le ultime due serate riguardano il Medioevo. Ora vediamo di una breve introduzione, una lettura, poi passeremo alle immagini. Il sentiero, che consente la sola circolazione di persone e di animali, costituì il primo e più elementare tipo di strada. Con il progredire della civiltà e con il crescere degli scambi aumentò l'importanza del tempo per svolgere un trasporto, per cui migliorarono i mezzi a traino con l'impiego di animali, con la conseguente necessità di avere sentieri più larghi come le mulattiere. L'introduzione del carro sollecitò la costruzione di vie più larghe e con fondo più solido. Omero, per primo, parla di strade ben pavimentate. I greci lasciano invece le piste allo stato naturale, o al più livellandole con ghiaia o sabbia. La realizzazione della prima rete stradale vera e propria sembra sia dovuta al re persiano Dario nel 500 a.C. Coloro che si distinsero maggiormente nella costruzione di strade furono senza dubbio i romani. La prima strada munita, tra virgolette, cioè lastricata, fu l'Appia, che collegò Roma a Capua verso la fine del VI secolo a.C. In seguito la Valeria, da Roma a Pescara, l'Aurelia, come ben tutti sappiamo, da Roma a Ventimiglia, la Flaminia, da Roma a Rimini, che poi vedremo un particolare di questa strada. Quest'ultima realizzata nel 220 a.C. Cura particolare era data allo scolo delle acque di superficie. Si costruirono grandiosi ponti e gallerie, si istituì il servizio postale, furono redatti appositi itinerari. Più importante, come ho già citato in altre serate, è la tavola vercingetoriana, con l'indicazione dei principali centri abitati e la distanza tra essi in miglia romane. Questo per quanto riguarda le strade. Per quanto riguarda i ponti, due brevi note per inquadrare l'argomento. Fin dai tempi preistorici si manifestò l'esigenza di un'opera
atta a consentire il superamento stabile e continuo di ostacoli naturali. Tra le prime espressioni architettoniche dell'uomo troviamo il ponte sospeso in liane e il ponte appoggiato in tronchi di legno. Per millenni, in alternativa al ponte di legno, è stato poi il ponte in muratura. Dapprima in pietra da taglio, poi in mattoni. I primi esempi di arco come struttura architettonica sono riscontrabili nella necropoli egiziana di Abido, o Abido, del 3500 a.C. Mentre i ponti più noti e più antichi del primo millennio a.C. furono quelli sull'Eufrate, presso Babilonia, del quale rimangono 7 grosse pile di mattoni distanti 9 metri l'una dall'altra. Solo a partire dagli Etruschi e poi ancora dai Romani, almeno per l'area mediterranea, si delineano e si affermano i contenuti di opere tecniche sia per l'impiego di specifici materiali sia per nuove tecnologie. Vere opere d'arte monumentale come affermazione di potere ed incontrastata supremazia. E questo, diciamo, il quadro generale del mondo conosciuto. Roma. Verso la fine del secondo millennio a.C., nella pianura laziale a sud del Tevere si formano i primi villaggi. Le attività agricole e pastorali si sviluppano intorno a luoghi religiosi. Uno di questi villaggi sorse sul colle Palatino, mentre nella vicina isola Tiberina iniziano i primi commerci di bestiame e del sale proveniente dalla costa tirrenica. Dal villaggio si sviluppò il primo nucleo della città di Roma, cosiddetta Roma quadrata. Fra il colle Palatino e il Capitolino sorse il Foro, composto da templi, edifici pubblici, centro sociale e politico della città. Poco a poco i Romani controllano la Grecia, parte dell'Asia Minore, vasti territori del Nord Africa, la penisola iberica, la Gallia, sino alla Scozia. Le regioni conquistate furono divise e organizzate in province. Dopo la caduta del regime repubblicano, una grande personalità dà vita alla prima fase del periodo imperiale. Infatti con l'imperatore Ottaviano Augusto assistiamo ad una svolta autenticamente democratica, con la promulgazione di leggi con il consenso di tutti i cittadini. E da qui uno sviluppo di varie opere pubbliche, che è proprio il tema di questa sera. Quindi grandi città come Torino, Aosta, Saragozza, Spagna, Nîmes in Francia, con grandi opere pubbliche, terme, anfiteatri, teatri ed acquedotti. Altrettanto importante la vastissima produzione artistica. Vedremo successivamente nell'immagine, ovviamente, una brevissima, modesta parte di quello che è stato l'opera e l'ingegno dei Romani. Ora passiamo alle immagini. E forse se gentilmente dicevo, qui siamo, se spegniamo anche quell'altra, più questa, ho bisogno ancora la luce un attimo, perché non mi funziona. Scuro.
dopo un'altra verdurina. Ce l'hai una lampada? Adesso una lampadina. Sì. Prendi solo la lampadina. Sì, sì. Hanno un uomo da prendere. Allora, abbiamo accennato all'isola Tiberina a Roma, e questo è il Ponte Fabricio del primo secolo avanti Cristo, quindi ancora ottimamente conservato, come voi vedete, tipico dell'arco romano a tutto sesto, quindi ha subito sicuramente parecchie alluvioni, però tutto sommato è ancora in ottime condizioni. Ecco, qui siamo al Foro Romano, quel che resta del Foro Romano, che tutti sappiamo era il centro della vita pubblica, con la Basilica Giulia. Questa è un'altra parte interessante, è il tabulario che si sovrappongono una serie di opere nei vari tempi. Noi vediamo tre stratificazioni, la parte bassa è di origine etrusca, poi c'è la parte romana e poi c'è la parte che attualmente è utilizzata, quindi già del Medioevo superiore. Quindi qui abbiamo proprio una sorta di abaco degli stili architettonici. Ecco, questo è importante, ma in questo momento non me lo ricordo, comunque l'arco di ornamento non vedo. No, ho girato, scusate un attimo. E beh, l'arco di Tito, questo è così. Non volevo, quindi ancora una delle opere direi meglio conservate, anche se questo tipo di costruzioni le ritroviamo anche in altre importanti città del mondo romano. Abbiamo una strada nella zona del Foro. Devo premettere che queste sono immagini un po' datate, ma visto come vanno i lavori di recupero del mondo antico, non credo sia cambiata molto la situazione. Ecco, questa è la Domus Augustana, il Palatino, ed è l'anfiteatro. E qui bisogna andarci appositamente, sicuramente molti di voi lo conoscono, però è abbastanza nascosta, e così vediamo un pochino ciò che resta dell'anfiteatro di Augusto. Questa è una mappa della Roma dell'età imperiale, non è molto, comunque noi vediamo la zona del Palatino, non so se vedete la mia freccia, siamo in questo fattore, scusate. Ecco, siamo in questa zona qua, questa è praticamente l'origine della città. Dobbiamo eliminare la zona del Tevere, l'Aventino, il Circo Massimo e il Colosseo. Questa è la Basilica di Massenzio, è datata intorno al 310 d.C. Ma direi, perché vediamo? Perché la possibilità di vedere ancora queste opere
e per la loro dimensione e la loro solidità, che altri restauri che sono avvenuti, però sono le grandi opere pubbliche, si sono mantenute proprio per la loro dimensione, la loro solidità. Pensiamo solo alle terme o che so, ai grandi acquedotti. Quindi anche nei momenti di situazioni precarie, di invasioni eccetera, faccio un esempio, come l'ho già fatto altre volte, di Libano, non è tanto gli invasori che l'hanno distrutta, ma quanto chi ha recuperato quei materiali, in modo particolare le pietre squadrate, i mattoni, dicendo, per ricostruire altrove le loro abitazioni e le loro case. Ciò non potevano fare di fronte a situazioni come gli acquedotti. Pensiamo che certi componenti di quelle strutture pesavano diverse decine di tonnellate, per cui era anche difficile recuperare quel materiale. Questa è una ricostruzione di come poteva essere la Basilica di Massenzio, con quel particolare tipo di struttura delle volte che noi troviamo anche nel Pantheon, che sono fatti in quel modo per, e qui entriamo in un campo estremamente tecnico, per distribuire le forze che poi si scaricano sugli archi, ma lo vedremo più avanti. Questo è il plastico di com'era l'antica Roma. Naturalmente le opere che si sono mantenute, beh, Circo Massimo non c'è più nulla ovviamente, però Colosseo, tutta la zona del Foro, eccetera. Qui noi vediamo l'acquedotto, uno degli 11 acquedotti che servivano a Roma. E d'altro anche qui in basso ne vediamo ancora uno. Beh, ma questo è un plastico, poi vedremo. Ecco, questo è un particolare di come era stata realizzata, non entro negli altri in particolare, ovvero i sistemi di scarico delle acque, che poi li troviamo in queste zone qua, delle fognature e via dicendo. Ma la cosa curiosa è la copertura dell'anfiteatro, che naturalmente non tutti avevano questo tipo di struttura, era il cosiddetto velario. Riuscite a sentirmi bene? Sì. Cosiddetto velario, che era utilizzato, non credo necessitano molte spiegazioni, ma ovviamente nel periodo estivo la calura, a protezione degli spettatori, veniva realizzato una sorta di enorme telo collegata sia al centro e sia alla periferia con queste funi. Queste funi poi erano manovrate dal basso, quindi si calava, si poteva manovrare, aprire o chiudere questa enorme copertura, quindi una copertura mobile. Chi faceva questa operazione erano i marinai, dei marinai che venivano impiegati per fare questo tipo di operazioni, perché sapevano regolare, distribuire bene le forze, coordinare bene le forze, perché aveva un peso eccezionale. E se noi notiamo, non ve lo posso far vedere qua, ma ancora la struttura dove erano inseriti questi pali si vede ancora nel Colosseo a Roma. Sporgenti, sembrano delle piccole poi non tanto, delle mensole dove erano incastrati questi pali. Questa è la pianta tipica di come poteva essere un anfiteatro. Non possiamo far altro che citare il Colosseo, che ha tutte quelle funzioni proprio di un anfiteatro, per cui al di là di quelle che erano le funzioni per il pubblico, c'era tutto un sistema di passaggi e di gallerie che servivano sia per il personale sia per gli animali, e quando lo spettacolo cambiava si poteva anche diciamo allagare l'intera arena per le battaglie navali,
che venivano svolte all'interno dell'arena, quindi un sistema di organizzazione, di gestione di molto importante. Non dimentichiamo che parecchi si erano arricchiti a seguito di questi spettacoli, molto spesso anche in certe trasmissioni televisive. Voglio citare Alberto Angela, recentemente aveva fatto vedere ancora come certi commercianti si erano arricchiti nell'importazione degli animali, quindi in maniera notevole. Particolare, poco noto, come le strutture, queste grandi strutture, questi edifici pubblici, sorgevano anche nelle città romane che venivano costruite. Non dimentichiamo che a Libarna, qui vicino a Serravalle, che è l'area archeologica romana più importante che abbiamo in provincia di Alessandria, abbiamo un anfiteatro modesto, si calcolava intorno ai 10-15 mila spettatori. Qui invece abbiamo ciò che si può vedere dell'antica struttura sulla quale sono state poi realizzate in epoche, nei secoli successivi, delle opere. Ci troviamo a Pollenzo. Questa è una fotografia aerea, perché diversamente dal basso non si può vedere questa cosa. Un caso analogo è a Lucca. Chi ha visitato la città di Lucca si troverà in una piazza bellissima a forma di anfiteatro, che è appunto sono i resti dell'antico anfiteatro. La struttura era stata utilizzata, come vi dicevo, poi per la realizzazione di altri edifici. Qui è sviluppata, molto. Proprio sta lampadina non vuole andare. Vabbè, non importa. Andremo a braccio. Magari sfuggono qualche particolare che vi volevo leggere, ma tant'è, va bene. Forse non è la lampadina e nel ci sarà qualche cosa nel. Sì. Nell'interruttore, va bene, fa contare. No, perché non è la lampadina. Tutto risolto. Tutto risolto, non era fissato bene. Allora, come sicuramente tutti conoscono quest'opera, che chi ha visitato Roma non può non averla vista per le sue caratteristiche architettoniche, perché credo sia l'unico esempio di struttura a cupola ottimamente conservata del mondo romano, ma diciamo tutto il suo insieme è in ottime condizioni. Allora, il Pantheon è un tempio dedicato a tutti gli dèi, costruito nel 27 avanti Cristo, ha subito poi dei danni, dei danneggiamenti, e fu ricostruito nel 120 da Agrippa, successivamente trasformato in chiesa cristiana nel 606 d.C., destinato nel secolo scorso a sepoltura dei re d'Italia e alla tomba di Raffaello Sanzio. Qui abbiamo uno spaccato che illustra questa caratteristica eccezionale proprio di ingegneria, che come noto non si era certamente all'altezza di conoscere la scienza delle costruzioni e quant'altro, per cui diciamo che riuscire a realizzare un'opera di questo tipo, che pensate, abbiamo un diametro di 55 metri, quindi con un peso pazzesco,
riuscire a scaricare tutte le forze sulle pareti laterali. Quindi è veramente pensando all'epoca in cui era stato fatto. Noi questo fortunatamente lo possiamo ancora ammirare e sembra che le forze venivano scaricate attraverso quel sistema che troviamo anche nella Basilica di Massenzio, che sono quei quadrotti del soffitto. Sicuramente con un calcolo, non certo matematico, ma probabilmente, o forse sì, ma di notevole capacità da parte degli ingegneri e degli architetti di quel tempo. Altro edificio pubblico di particolare importanza del mondo romano, come tutti sappiamo, erano le terme. Qui abbiamo una sezione di come poteva funzionare questi edifici. Allora, abbiamo alla sinistra l'arrivo dell'acqua, sale in un serbatoio di raccolta, viene riscaldata da una caldaia, abbiamo poi un condotto, un ipocausto. Tutta questa zona è il calidario. Arriviamo poi nelle vasche, quelle che sono state ritrovate, piccola parentesi, ad Acqui, non avevano certo caratteristiche di questo tipo, però anche ad Acqui sono state ritrovate delle piscine, delle quali una io una ventina di anni fa ho potuto vedere, perché si trova all'interno di un condominio, praticamente nelle cantine di questo condominio. Naturalmente la soprintendenza non ha permesso di far altro che non di conservare appunto queste, ma nulla di particolare, perché si vede un ordine di gradoni di 3-4 gradini, un ambiente di 8 metri per 5 circa, ed era un'antica vasca come poteva essere questa. Dopodiché l'acqua percorre un'altra zona e arriva nel frigidario. Vasti ambienti, se pensiamo, chi ha visto le terme di Caracalla può rendersi conto di come erano grandiosi, ma non solo le terme di Caracalla, perché a Roma pare ce ne fosse più di 200 di questi edifici, grandi, fra grandi e piccoli, naturalmente nell'epoca di maggior splendore. E questo era uno dei modi, dei passatempi. Oggi c'è una sorta di tendenza di ritornare, si stanno realizzando questi cosiddetti centri benessere, che hanno un po' così, con caratteristiche moderne naturalmente, però anche nel nostro paese fortunatamente siamo ricchi di acque termali e vengono realizzate opere di questo tipo. E chi ha fatto esperienza in questi ambienti direi che è qualcosa di piacevole, tutto sommato. Ma qui abbiamo i tempi, abbiamo le fasi di costruzione, non mi sto ad elencare granché, vabbè, abbiamo il basamento, una sorta di colonnato, e la copertura molto spesso veniva realizzata in legno, in travi di legno, e raramente, naturalmente a seguito di incendi, terremoti, poche coperture si sono salvate. Una importante copertura di un edificio pubblico che pare, a seguito di studi accertato che fosse totalmente in legno, è il teatro che si trova ad Aosta. Era totalmente coperto in legno, naturalmente resta poco, resta solo una piccola parte dell'opera. Ecco, una cosa curiosa degli usi pubblici, degli edifici pubblici, era il sistema fognario. Noi lo possiamo vedere, questa struttura, in alcune strade di Pompei, ma direi che non ho nulla da invidiare, credo, anzi sono certo che è comprensibile a tutti, che quel sistema è l'attuale che noi utilizziamo, cioè lo scarico con i chiusini, i tombini al lato della strada, e i condotti, in questo caso due,
sotto al marciapiede. E a Pompeto abbiamo ancora strutture di questo tipo, che per attraversare la strada c'erano questi grossi blocchi, anche perché nella cattiva stagione poteva esserci il fango, eccetera. Però l'acqua veniva scaricata attraverso un sistema molto ingegnoso. Quindi dal punto di vista igienico sappiamo, non in tutti i quartieri, non in tutte le città, perché sappiamo che a Roma in certi quartieri la situazione era veramente caotica. Oddio, dopo 2000 anni vediamo cosa succede in alcune zone oggi. Queste invece sono opere, e a Roma ne ha in abbondanza, delle mura di difesa della città. E questa è un'immagine un po' completa di come poteva essere realizzata. Quindi abbiamo una strada, i tre passaggi, i laterali erano minori che erano pedonali, il centrale era per le merci, e qua, se osservate bene, c'è una sorta di scanalatura, perché la porta veniva fatta scendere dall'alto attraverso questa scanalatura, e veniva chiusa la porta. Naturalmente estremamente robuste, e non erano solo, erano in legno e poi rivestite o in piombo o in bronzo, per evitare che fossero incendiate o altro. Qui invece abbiamo un sistema, anche questo molto curioso, non so se si può vedere bene, vedete queste ruote grandi addirittura di 4 metri di diametro, in cui era una sorta di cestello dove all'interno andavano gli uomini, facevano girare questa ruota e riuscivano in tal modo a sollevare dei pesi notevoli dal basso. Quindi ne abbiamo in varie porte. Ed è una tecnica di costruzione molto utilizzata per grandi opere come ponti, acquedotti e via dicendo. Beh, questa è una cosa che ho voluto inserire, un po' di immaginazione, credo che tutti capiscono dove ci troviamo. Sono servizi pubblici, dei gabinetti sostanzialmente, ed erano usati in questo modo. Quindi probabilmente si poteva anche conversare. Ecco, questa è la tipica casa romana, attualmente una domus, quindi abbiamo un atrio, un impluvio, un compluvio, cioè dove veniva raccolta l'acqua, quindi qui scappa via, un compluvio, veniva raccolta l'acqua nell'impluvio, che poi era una vasca, e naturalmente serviva nei momenti di maggior bisogno. Un triclinio, un tablino, poi spieghiamo che cos'è, una porta di servizio, un'altra stanza, un peristilio, ovvero con le colonne, una sorta di cortiletto, e altre funzioni, un bagno, delle sale, eccetera. Naturalmente questa era una casa ricca, quindi dotata di tutti i comfort. Allora, diciamo che il tablino è una sorta di archivio o sala studio, quindi la troviamo posizionata in questa zona qui. Poi abbiamo un triclinio, perché? Perché era composto da tre divani disposti lungo tre lati della mensa, mentre il quarto lato restava libero per la servitù, perché potesse accedere e servire i commensali, servire le vivande ai commensali. Del compluvio abbiamo già detto, del peristilio. Il peristilio è un qualcosa aggiunto in età già più recente, molte testimonianze le vediamo a Pompei in particolare. Diciamo che a Pompei vediamo tutto quello che poteva essere, le caratteristiche e i componenti costruttivi dell'età romana, dell'architettura romana. E abbiamo dei materiali da costruzione, materiali da costruzione che possono essere dei grossi tavolati,
Avevo già parlato nelle volte precedenti dei mattoni dei sesquipedali, ovvero di un piede e mezzo. Il piede era poco meno di 30 cm, 297 mm per l'esattezza. Qui abbiamo altre forme di mattoni, di tegole, questo tipico dei due pezzi lo troviamo a Pompei, dei piccoli angolari e caratteristici coppi. E guardate bene che c'era una sorta di sistema unificato dei materiali. Ne abbiamo già parlato anche la volta scorsa, sia per le lunghezze, sia per i pesi e sia per certe misure che, al di là del sesquipedale che oggi non è più utilizzato perché è un tabellone un po' scomodo, poi oggi ci sono mattoni forati, ci sono altri sistemi. Però, cosa importante era l'unificazione, la metrica, il sistema metrico che troviamo ancora in certe città dell'Umbria, sistemi metrici utilizzati poi in epoca medievale, che vicino alle case erano riportati proprio questi pezzi murati, delle misure per cui qualsiasi imprenditore, artigiano, muratore poteva rilevare qual era la misura esatta, e così bisognava costruire. Quindi non direi che c'erano delle precise regole di costruzione, naturalmente quando si faceva uso di questi materiali specifici, in cui veniva indicato il nome dell'imperatore e il nome del fabbricante, cioè della manifattura, della fornace, del luogo dove avevano costruito, in particolare che ho già accennato altre volte. Nella zona di Alessandria sono state ritrovate, e anche a Villa del Foro, non solo Villa del Foro, a Tortone, in vari posti, il timbro con la scritta Fortis. Fortis pare che era il pare, è accertato perché sono stati fatti ritrovamenti anche nella zona di Modena, perché era un fabbricante. Come ben sappiamo, la zona del Modenese, e non solo, ci sono argille e terre particolarmente pregiate per la fabbricazione di materiali di costruzione. E questo Fortis, appunto, era un fabbricante modenese. Naturalmente poi questo materiale veniva utilizzato nella costruzione in vari altri posti, come qui e altrove. E anche nelle lucernette che si trovavano e si trovano nelle tombe, nel fondo della lucernetta si vede la scritta Fortis, c'è solo il cognome. Ecco, qui abbiamo, è un'immagine che vuole rappresentare un po' tutte le forme delle varie manifatture, delle anfore. Questa è una immagine ripresa al British Museum a Londra, quindi abbiamo varie fogge, non sto a ripetere, abbiamo già accennato, valga una per tutte, queste tipiche che erano quelle che venivano utilizzati, questi contenitori per le navi, che come sapete veniva incastrata la parte bassa su delle tavole in modo che il movimento della nave non capovolgeva i contenitori stessi. Quindi ben ancorate. Al museo di Albenga ce n'è una quantità notevole di queste anfore, che sembra che sono stati fatti tentativi, non so fino a che punto sia stata recuperata tutta, una nave che è al largo di Albenga, credo alla profondità di 70 metri. Comunque, a dire degli archeologi, dei subacquei, degli esperti, era una nave di notevoli dimensioni. Come sapete, i romani la utilizzavano per i trasporti del vino verso la Spagna e al ritorno con olio di oliva, in particolare, poi vabbè, altri prodotti. Poi abbiamo altre dimensioni per l'olio, per il vino e altre cose. Non parliamo poi dell'oreficeria, molto ricca. Qui abbiamo
un insieme di collane, anelli, bracciali, orecchini e qua tutto in oro. Anche questo non è sempre al British Museum, che fra l'altro ho già fatto vedere altre immagini di una serie infinita di tipologie di lucernette, l'ho fatta vedere nella precedente, in una delle precedenti serate, sempre in onda. Qui è un'immagine curiosa di come erano le chiavi. E naturalmente le serrature non è un'invenzione moderna, già in epoca romana si utilizzavano dei sistemi di chiusura delle porte con chiavi in bronzo prevalentemente. Una serie di come potevano essere le calzature, stivali, sandali, abbiamo già visto nella sempre nelle precedenti serate, addirittura l'impronta di un sandalo su un mattone sesquipedale che era messo per la cottura al sole ed era un sesquipedale che era stato ritrovato a Libarna, l'avevo visto la volta, le volte scorse. Per quanto riguarda i grandi sistemi viari, la rete viaria romana era particolarmente diffusa, non solo nel nostro paese, ma in tutto l'impero romano. Come ho già detto in precedenza, la rete lastricata pavimentata era un insieme di strade che complessivamente raggiungeva i 130-140 mila chilometri, naturalmente comprendendo anche il Nord Africa sino all'Inghilterra e verso est, quindi nelle zone balcaniche. Qui noi possiamo vedere le più importanti, non sto a citare tutte, ma abbiamo l'Aurelia, come tutti sapete, segue questo percorso, abbiamo la via Emilia, che naturalmente, come sempre ho già detto, passa poi da noi, l'Emilia Scauri, la Postumia che partiva da Aquileia ed è tutta questa, che scende ad Alessandria e poi va verso Genova. Io non l'ho vista, ma un tratto ben conservato mi hanno detto che è questo rettilineo qui. Credo sia da Vicenza. Credo. Poi, sempre come ho accennato le volte scorse, per quanto riguarda il nostro territorio ci sono quei pochi metri, quei 150 metri che noi vediamo ancora a Libarna e sono ancora l'unico praticamente tratto dell'antica via Postumia. La Flaminia è questa, cito solo questa perché è di aiuto alla prossima immagine. E questa è la via Flaminia e qui ci troviamo al passo del Furlo. Ora vi dico bene, ed è il tratto da Fano verso Foligno, quindi da Pesaro a Perugia. Abbiamo ancora questo tratto originale dell'antica galleria, lì non è ben leggibile, c'è una targa in cui dice chi l'ha voluta realizzare ed è Vespasiano nel 77 d.C. Quindi guardate voi che ancora ottimamente conservata e utilizzata perché è una normale statale. A lato di questa, non ho l'immagine, c'è una precedente galleria, larga non più di 3 metri, che addirittura di origine etrusca. Quindi era un passaggio obbligato. Qui ci troviamo in una gola con pareti alte più di 200 metri, quindi era necessariamente la strada doveva transitare in questa zona. E quindi si è reso necessario scavare in roccia durissima, e tutto sommato non è un lungo tratto, perché gallerie romane più lunghe ce ne sono, qui è circa 70-80 metri, quindi non è eccezionale. Però
Beh, qui è, io abuso di questa immagine perché è sempre un grande riferimento alla tavola pertingeriana, che era quanto si poteva avere come conoscenze del mondo romano, e quindi anche i geografi cercavano di così lottarsi un po' in base alle indicazioni che avevano. E naturalmente scomposta, difforme, voi pensate che intanto era l'Italia è questa. Queste sono le coste e le regioni del Nord Africa, quindi guardate quante strade erano già indicate. Questa è la Corsica, questa è la Sardegna e queste sono le Baleari, quindi pensate voi com'era vista in modo, non certamente come in realtà, però era sufficiente per avere, intanto per i viaggiatori, i commercianti, gli stessi eserciti che si muovevano, ottime indicazioni per quanto riguarda le città più importanti, i fiumi, i monti, ed era indicata la distanza che c'era da una città a quella successiva. E questa indicazione veniva data in miglia romane, che sono 1600 e rotti metri. Chi dice 1450, poi anche qui ci sono varie discussioni, perché si fa confusione poi con le miglia marine, vabbè, comunque. Poi ogni storico, in base alle sue ricerche, ha da raccontare sempre qualcuna. Ecco, qui vediamo proprio bene, adesso qui non si riesce bene a capire, però l'indicazione delle città veniva, diciamo, graficamente evidenziata in base all'importanza della città. Come noi abbiamo visto già nelle precedenti, per ritornare al nostro territorio, la città di Acqui è estremamente evidenziata del mondo romano, a differenza di Livarna. Livarna è appena citata, ma ad Acqui c'è proprio gli edifici, le casette, come vedete qui, ma di notevole importanza. Quindi a significare quanto era importante la località di Acqui Stazieri, così come era chiamata nel periodo romano. Qui abbiamo un disegno di come era realizzata una strada, con quattro strati, un sistema di drenaggio delle acque. Naturalmente questo era materiale che veniva recuperato sia in zona e sia di detriti, infatti molte volte si trovano conficcate nel fondo di queste strade delle anfore o pezzi di anfora che servono da drenaggio dell'acqua piovana, perché l'ultimo strato, i basoli, il lastricato, il pavimento che venivano, l'acqua potesse defluire, scendere e drenare attraverso questi strati, in modo da mantenersi sempre pulita e sempre asciutta. Ho già citato altre volte, quando si parlava delle strade consolari, la dimensione era di circa 3,40 m, 3,50 m, perché consentiva i due sensi di marcia dei carri. E questi erano i migliari che davano, erano delle colonne di pietra sul quali veniva indicata intanto il nome della strada, poi il nome dell'imperatore che aveva voluto realizzare quella strada, alcuni dell'imperatore che in quel momento era imperatore, era reggente, diciamo, le distanze delle miglie e addirittura a volte anche il nome del, diciamo, capocantiere, del geografo, se vogliamo. L'unico esempio, non so esattamente al museo di Tortona o ad Acqui, ma so per certo, e penso ci sia ancora, perché anche queste cose dobbiamo stare un pochino attenti, a Ponti
nel municipio di Ponti c'è un miliare di questo tipo, che era stato recuperato dall'antica strada consolare, come sappiamo, che passava nelle vicinanze. E se parlando di ponti, qui vediamo, come avevo accennato in apertura, questo è uno dei primissimi esempi di struttura di ponte, molto curiosa ma funzionale. Quindi anche in questo caso vediamo come il sistema di forze viene scaricato ai lati da una riva all'altra. Ecco, questo a mio avviso è un'opera meravigliosa, forse unica nel suo genere. E fra l'altro, io sfortunatamente non l'ho mai vista, questa è un'immagine presa da un comune libro, e si trova a Vulci, in provincia di Viterbo, ed è chiamato il Ponte della Badia. Pensate che è stato realizzato nel 250 a.C. È qualcosa di meraviglioso, ancora funzionante, naturalmente. In cima la strada è modesta, sono i soliti 3 metri, non di più, e la struttura e la forma geometrica tipica dell'arco tutto sesto, come vediamo, romano. Quindi poi c'era queste particolarità che poi erano nient'altro che dei fori che servivano per la realizzazione della struttura in legno, che venivano incastrate delle travi, poi quando era terminata tutta la struttura, l'arco, la parte sovrastante la struttura, veniva tolta questa sagoma, questa incastellatura di legno, e naturalmente rimaneva quei fori, che peraltro li troviamo anche in epoche successive, in edifici di epoca medievale, molto spesso in meridione si trova questo sistema costruttivo, ma anche nelle nostre zone, per la verità. Oggi sempre meno, perché poi, in seguito di ristrutturazione, questo particolare viene poi chiuso da altro materiale. Ecco, questo è interessante perché è il ponte di Cesare, se non sì, credo. Ma cosa mi interessava dire, questo è un modellino del ponte in legno voluto da Cesare nel 55 a.C. e gettato in soli 10 giorni, pensate, per consentire l'avanzata delle legioni. Ma la cosa curiosa, che così non si nota subito se non si fa un attento esame, sono queste particolarità qua. Queste strutture a V, voi dovete pensare che il senso dell'acqua è questo. Quindi se io realizzo una struttura di questo tipo, premetto un sistema di difesa, per quale motivo? Perché in una struttura provvisoria di questo tipo era facile a monte per il nemico sganciare delle zattere, delle barche, farle precipitare contro il ponte e demolirlo in un batter baleno, mentre con questo sistema la barca o la zattera che veniva lasciata andare dalla corrente si spezzava in questa zona, o perlomeno qualche deviazione la provocava, non la faceva battere direttamente contro queste modeste pile, ma d'altronde erano strutture di emergenza. Passata la legione, questo lo si toglieva, si distruggeva e si continuava il percorso. Però c'era questa sorta di astuzia. E fra l'altro quelle opere, specialmente il ponte di Cesare, sono stati fatti dei tentativi per ricostruirlo, come altri tentativi di costruzione, per vedere se effettivamente in 10-15 giorni si può fare una cosa del genere, naturalmente utilizzando solo travi, funi e forza umana delle persone. Non ci sono riusciti. Quindi
è particolarmente ingegnoso come erano organizzati bene anche i soldati, che poi erano loro che realizzavano queste opere, come erano organizzati a procurare il materiale che veniva preso ovviamente in zona, dimensionato in un certo modo, e la realizzazione. In Inghilterra hanno fatto prove di questo tipo, che ancora recentemente le abbiamo viste in filmati, però con grosse difficoltà, ma non nel tempo che a quanto pare 10 giorni era stato realizzato da Cesare. Ah no, scusate. Ecco, qui abbiamo le fasi costruttive di un posto. Discorso un po' tecnico, ma cercheremo, ma molto semplice. Allora, prima fase, ancorare dei barconi al fondo in modo da consentire un sistema di passerella mobile, una sorta di carro ponte, in modo che si poteva trasportare dalle rive il materiale per la prima fase di realizzazione, ovvero una palificata, pali conficcati, che poi è il sistema che troviamo anche nella realizzazione delle opere come a Venezia. A Venezia sappiamo che i colli eugali sono stati disboscati per la realizzazione, pare ci sia più di 1,5 milioni di pali conficcati a Venezia nel fondo marino. Quindi, prima fase, fare delle palificate non grosse tali, creare le casseforme nelle quali si poteva realizzare i pilastri, queste grosse colonne, grossi blocchi, sistema di innalzamento di questi blocchi, naturalmente dopo, come dicevo prima, con quelle ruote che abbiamo visto prima, che si utilizzava anche la possibilità di parti già composte. Vedete questa parte qua in fondo? Ecco, questa parte veniva portata in alto, naturalmente sotto veniva realizzata una sagoma, però il collegamento di questi grossi manufatti veniva poi fatto con i blocchi già parzialmente realizzati. Quindi è proprio tutto un sistema costruttivo molto molto ingegnoso e ben organizzato. Quindi qualificata, pilastri, congiungimento delle arcate e poi la realizzazione della struttura sovrastante. Veniamo ad una piccola cosa di casa nostra, si fa per dire, perché siamo nella zona di Finale Ligure e siamo nell'antico tratto della Iulia Augusta, come vedete l'indicazione del cartello. Spiegare dov'è questa zona è un po' difficile, però cerco di, se volete, memorizzare. Quindi Finale Ligure, la località è Verzi, bisogna poi lasciare l'auto nei pressi, c'è da percorrere un chilometro, forse non di più. Questa è l'antica via, la Iulia Augusta, ormai strada dismessa, naturalmente utilizzata credo nemmeno tanto per scopi agricoli, perché è una zona abbastanza impervia, boschi, boscaglie vari. C'è questa modesta indicazione, secondo secolo d.C. Naturalmente, fra l'altro, quest'opera è poco pubblicizzata, si scopre così, come magari capita quel Deprian che la riporta, 1 su 10, difficilmente la si può trovare se non in riviste o pubblicazioni specializzate. E a mio avviso è un grosso errore, perché guardate che cosa troviamo. Troviamo ancora quel che resta, per fortuna, e io in modo negativo dico forse per pochi anni, perché questi blocchetti ad uno se ne stanno andando, ed è un bellissimo ponte di 5 ponti che c'erano. Questo è l'ultimo rimasto, gli altri sono totalmente in rovina. Pensate che attorno agli anni 30, da una persona estremamente sensibile a questi problemi, Barocelli, che l'amico Zari sicuramente ricorda,
erano stati ristrutturati questi ponti, però quindi dopo 60 anni e più. Io questi li ho visti 15-18 anni fa, stupendi, a doppio arco, adesso vediamo anche l'altra. Ecco, guardate che opere piccoline, perché tutto sommato hanno una luce di 5 metri, non di più, però ancora in ottime condizioni, dovrebbero essere perlomeno un po' tutelati, un po' valorizzati. Questi piccoli blocchetti li troviamo molto spesso, sono un pochino più grandi dei mattoni, sono dei bellissimi parallelepipedi, naturalmente utilizzando la pietra locale, questo è un materiale piuttosto più facile, quindi. E naturalmente abbiamo tre ordini di dimensioni, abbiamo questi blocchetti, abbiamo questi che sembrano dei sesquipedali leggermente più grandi, poi abbiamo la struttura di base, che sono dei grossi blocchi squadrati, ponticelli che, vabbè. Abbiamo altre opere di questo tipo, nella località Verzi, nella zona di Quigliano, vicino a Savona, che quando avevo chiesto informazioni, che volevo ritrarre qualche immagine, mi hanno detto, ma lì bisogna armarsi di un macete, di una motosega per andare a vedere, perché sono completamente invasi dalla vegetazione, in zone che più nessuno passa, e per cui non voglio pensare a come possono essere. Qui qualcuno di voi avrà riconosciuto dove siamo. Siamo ad Albenga, in epoca romana era molto importante come porto turistico, come porto commerciale, infatti nella zona del Centa, che è poi un torrente che passa ai piedi di quella collina, mentre sulla collina c'è ancora un tratto così mandetto dell'antica via Aurelia, io non posso confermarlo, e questo è il cosiddetto ponte lungo che consentiva l'accesso alla città. Voi come lo vedete è la strada ovviamente che si è alzata, perché molto spesso sorge la domanda, ma perché queste opere sono sottoterra? Ma sono le strutture, le stratificazioni della città, le urbanizzazioni, i rifacimenti continui, gli sconvolgimenti, le trasformazioni dei quartieri che innalzano la città. Per cui questa è una struttura che era alta almeno 8-10 metri. La parte che noi vediamo adesso si è alzata anche per un altro motivo. Per lo stesso motivo che era stato realizzato questo ponte, perché questa era tutta una zona acquitrinosa. Quindi c'era anche il mare che rientrava parecchio. Quindi in epoca romana si è dovuto realizzare questa cosa. Dopodiché, in epoca successiva, tutta la parte che poi è il livello praticamente della città, perché Albenga si trova in questa zona, ha dovuto rialzarsi. Fortunatamente quest'opera è rimasta tale. Però non c'è manco un cartello, non c'è nulla che indica che fra l'altro è uno dei ponti più belli romani che abbiamo, ormai praticamente irriconoscibile, ha perso tutto il suo valore, mentre altri nella zona più ad Arma d'Italia, ad esempio, ce n'è uno bellissimo che io non ho purtroppo, ma forse l'abbiamo già visto, lo vedremo, non lo so. Comunque, ecco, questa è un'altra cosa curiosa che riguarda sempre i grandi diciamo movimenti commerciali, ed era un boccale in bronzo, in argento, ed è uno dei quattro trovati nel 1800 in provincia di Roma. Cosa serviva questa? Voi sapete che come oggi ci sono delle aree di servizio dove uno va a rifocillarsi, anima e corpo, fa il pieno dell'auto e altro, ci sono i ristoranti, ci sono
tutti questi servizi per il viaggiatore, l'automobilista oggi, per il viaggiatore di allora. Nelle taverne, nelle mansiones, nelle mutaciones, cioè quei posti dove veniva fatto il cambio dei cavalli o quant'altro, si trovava anche il modo di rifocillarsi. E nei locali dove si beveva vino si trovavano questi boccali che erano delle vere e proprie carte stradali, ovvero degli itinerari a picta o scritta, in cui erano indicate tutte le città che si trovavano sul percorso della strada che tu facevi. In questo caso, ve lo dico con precisione, quindi questo è un itinerario a scritta che indica, questo in particolare, il percorso da Cadice in Spagna a Roma, ovvero 1841 miglia romane, corrispondente a 2725 km. Quindi tu sapevi dove eri, le città che dovevi ancora raggiungere e la distanza in miglia romane. Qui naturalmente non è leggibile, o quantomeno qui si legge a malapena asta, che sta per asti, ma però non lo si può dire con certezza. E uno faceva i suoi bravi conti, tenuto presente che mediamente un giorno si riusciva a percorrere con i cavalli e con un carro 40 km, 45, sempre che trovavi ottime condizioni della strada, ottime possibilità per guardare i torrenti, non incontrare briganti o altre cose, e poi c'erano le avversità atmosferiche, quindi in linea di massima, se tutto andava bene, erano 40 km al giorno. E non a caso certe città sono posizionate, le antiche città romane, più o meno a questa distanza. Infatti se noi pensiamo da Tortona ad Acqui, vabbè, saranno circa 50. Però se noi facciamo la via Levata, quindi la via Iulia Augusta, siamo sui 40, perché Tortona, Sezzadio, Streli, Acqui. E quindi grosso modo c'era quella distanza, perché poi c'era ovviamente una necessità di fermarsi, o per dormire, per rifugiarsi, come dicevo prima. Qui era il tipico ingresso di una città, cosa che tutti sapete, l'usura dei carri, quindi il transito notevole, questo lo potete vedere a Pompei, lo si può vedere a Donà, sulla via Francigena che va da Aosta, quindi a dimostrazione dell'intenso traffico che c'era lungo queste strade. Per quanto riguarda ecco perché edifici pubblici, edifici, opere dei grandi servizi a favore della popolazione si sono mantenuti per le loro dimensioni. Qui abbiamo dei blocchi che pesano un paio di tonnellate l'uno, qui credo sia l'Appio Claudio questo, comunque è uno dei tanti, degli 11 in particolare, infatti è l'acquedotto Claudio, questo è del primo secolo d.C. ed era lungo ben 69 km, uno degli 11 che appunto che forniva la città di Roma con una quantità d'acqua eccezionale. Fortunatamente è un bene che non mancava, oggi comincia a scarseggiare un po'. La successiva, qui ci troviamo proprio a Roma, non credo necessiti di spiegazioni, solo che questo è quello realizzato in epoca neroniana, quindi l'imperatore Nerone, l'ultima parte in alto, come vedete, era il condotto dove passava l'acqua. Naturalmente, per il solito motivo, il gioco delle pendenze, eccetera. Qui abbiamo diversi operai al lavoro, di come, con quali strumenti
perché per dimensionare manufatti e blocchi di questo tipo erano necessari capacità, strumenti, purtroppo erano quel che erano, quindi la normale sega da falegname, naturalmente brosce con due uomini, il compasso, i modelli per le varie fregi, sagomature, lo scalpellino, il martello, lo scalpello e il trapano, come molti ricordano, un tipico sistema di primordiale, se vogliamo, di forare era quello di utilizzare un filo, no? Tra due legni, si avvolge, si svolge, si avvolge, si svolge e si riusciva, oddio, a fare qualche foro, qualche tentativo, però insomma, strumenti oggi naturalmente è cambiato parecchio. Siamo all'ultima immagine, un po' curiosa, l'ho lasciata, un po' significativa, se vogliamo, di come ci si poteva sbizzarrire anche nelle opere. Questa è il sepolcro di un fornaio, che era un, se non voglio fare pubblicità ai panifici locali, ma era uno dei grossi panificatori dell'antica Roma, certo Euisace. E che cosa ha fatto? Ha voluto costruirsi la sua edicola funeraria come erano i forni per impastare. E poi questa tipica forma cilindrica è stata utilizzata proprio per mettere le bare dei suoi parenti. Insomma, una cosa un po' così. Era un liberto che si era arricchito, ve lo leggo, arricchitosi nel periodo delle guerre civili, proprietario di un'impresa di panificazione che forniva addirittura lo Stato, quindi non solo i comuni cittadini. Gli elementi cilindrici cavi sono copie fedeli dei recipienti dove si impastava la farina. Sul fregio in alto sono rappresentate le principali fasi della panificazione, nella parte più alta quel che resta, non so esattamente in che quartiere è, ma credo sia abbastanza, se non ricordo, che questo l'ho fatto tanto tempo fa, è proprio, vabbè, uno dice, che cosa sarà mai sta cosa, dice, vabbè, qualche pazzia del ventennio, invece no, di 20 secoli addietro. Io ho terminato e vi ringrazio, naturalmente se ci sono delle domande, adesso possiamo, come sempre, fare le nostre chiacchierate. Grazie. Ci sarebbe da, ma le immagini io non le ho, di far vedere cose meravigliose come acquedotti, non so se le avete fatte vedere le volte scorse, se le farò adesso, dovrei vedere come, non so, in Spagna, Segovia, a Nîmes, delle cose stupende, Pont du Gard, quello a tre ordini di archi, sono cose meravigliose. Solo citando quello di Nîmes, dovevano gli ingegneri idraulici romani, pensate che su 65 km c'era un dislivello di 11 metri, quindi c'era da fare un calcolo terribile, con un apparecchio apposito, il corobat, che era una sorta di tavolo con quattro piombi, dei livelli, e riuscivano a creare un profilo altimetrico ogni 4-5 km. Ed era già una cosa eccezionale. Pensare che la pendenza era più o meno come oggi che si utilizza per i sistemi fognari, siamo nell'ordine di 1-2 metri a chilometro. Quindi veramente riuscire a realizzare cose di questo tipo attraverso montagne, che poi la zona di Nîmes, diciamo, è un po' come le Landi, qualcosa del genere, però a quel tempo realizzare opere di questo tipo, ma soprattutto quando poi tu vedi quest'opera meravigliosa, conservata in maniera, per fortuna, grazie a questi blocchi colossali, perché diversamente non sarebbe stato così, come vi dicevo, il motivo di prima, questo tre ordini di arcate, pensate che la parte più bassa ha una luce, gli archi della parte più bassa hanno una luce di 24 metri. Realizzare cose con dei blocchi che sono, direi,
5-6 volte questo tavolo, quindi di 4 metri per 3, delle cose mostruose, riuscire ad innalzare con quei sistemi, quindi con forza umana, questi blocchi enormi. Quindi si pensa anche in passato, vabbè, andiamo nell'Egitto, che ogni tanto come si è realizzato le piramidi, queste grandi costruzioni, queste cose, quali tecniche, e veramente c'è da domandarsi quali siano state. Sulle piramidi poi non sto, ce ne sono teorie fantastiche che ancora oggi, sistemi chimici addirittura, ci hanno provato in tutti i modi anche a realizzare oggi, però poi quando ti dicono che quel blocco pesa 28 tonnellate, vabbè, ragazzi, dobbiamo pensare un attimino come poteva la forza umana, quali ruote, come avevo fatto vedere prima, potevano essere realizzate. Quindi, a voi la parola, se avete delle domande, tolgo solo la lampadina. Guarda. Ad Ardenne esiste veramente quel pezzo di un tratto di strada romana, addirittura c'è un resto di un'insula. Sì, adesso dal Benga appunto, non ho detto, sta venendo la luce nel greto, scavi abbastanza recenti, nel greto del torrente, addirittura un edificio del IV-V secolo, quindi c'è già delle nuove influenze di epoca successiva, di epoca romana, che le alluvioni praticamente l'avevano coperta, adesso man mano ritorna la luce, ma è interessante, ci sono molte cose abbastanza curiose. Cito questi luoghi perché chi è curioso è abbastanza facile arrivare, ad esempio questi ponti di finale. Uno si fa due passi e poi si vede queste piccole cose che io non so se qualcuno di voi lo sa, ma non mi risulta che sui depli, vabbè, ti parla della riviera, dov'è lo stabilimento XY, ma di quello che, delle bellezze che noi abbiamo, di queste opere che noi abbiamo nell'interno, ad Albenga c'è un battistero che è bellissimo, è il più bello della Liguria, ma ecco, adesso mi sfuggiva questo. Poi c'è tutta una serie di cose. Una cittadina molto, molto, molto interessante, come tante altre, tanti piccoli borghi, che non li vedi perché naturalmente così con il nostro metodo turistico andiamo in riviera, andiamo a mangiare i pesci, come nella Valle Arroscia, nell'entroterra di Albenga, ci sono dei ponti medievali, non lo so se vi farò vedere, ma sottilissimi, sembrano dei piccoli modellini in balsa che si usa il legno per fare i modelli. Sono di epoca medievale, addirittura a gradoni allungati, quel sistema di strada che già i greci realizzavano. Quei gradoni che adesso proprio non è più utilizzato, perché è tutto un tappeto roposo, spero ci sia ancora, perché pare che se il vento alza un po' forte, ti dà l'impressione che li demolisca, no? Perché è sottilissimo. E ce n'è un paio di questi ponti che sono veramente, veramente stupendi. Ma se non ci vai appositamente, io li ho scoperti per caso, perché non li trovi sulle pubblicazioni, sui depli, a meno che non vai. Cose specialistiche, a meno che non ti consulti o internet, non lo so se c'è, queste cose qui, o su pubblicazioni tipo una, io avevo visto che era da Fissore, nascita, tecnica di costruzione dei ponti romani, un tomo di queste dimensioni che costava 280.000 lire 20 anni fa, un'opera completa, stupenda, probabilmente su quelle opere lì allora trovi anche questi particolari, c'è tutta un dettaglio anche di ricerche di studenti per le tesi di laurea, ecco che loro vanno ad indagare queste cose, ma no? Molto bene. Veramente. Poi magari con i sistemi di aerofotogrammetria e i sistemi che anche internet usa,
adesso puoi scoprire cose che prima, se non c'era i Barocelli, se non c'era qualcuno, qualche appassionato, il Lamboria, istituto di studi liguri, sapeva tutto di tutto, dalla Liguria, dalle cose, infatti tante informazioni, ecco, vengono da questi studi, da queste ricerche. Oggi abbiamo lo strumento internet della foto satellitare che ti consente di fare delle zoomate stupende. Se a te interessa un sito, riesci a vedere anche cose che, insomma, avevo letto, anche ricerche fatte qui in zona, a parte con sistemi all'infrarosso che sta utilizzando la regione, la soprintendenza, stanno venendo fuori delle cose particolarmente curiose, che riescono a penetrare di 8-10 metri del terreno, quindi con il rimando della temperatura, sistemi di tomografia e questo tipo qua. Cosa che non ho ancora, cioè dovrebbe anche richiedere materiali, informazioni che probabilmente, anzi sicuramente poi non te le danno, anche Claudio lo sa, che i quaderni della soprintendenza 8-10 anni dopo la scoperta e la relazione tecnica totale poi vengono pubblicati 10 anni dopo. 10 anni. E distribuiti a gente che non sa più cosa ne fa. Dove cerchi, sei disposto a pagare. No, ma mi hanno detto che adesso in biblioteca sono abbastanza normali. Altrimenti ti devi rifare. Perché la novità assoluta è questa, è la strumentazione oggi nuova e le tecnologie che ti consentono. Altrimenti rifermo al Peola e quelle cose lì. Sì, cioè, per capirci, pubblicazioni del 38, del 40, 42, salvo poi qualche intervento, vabbè, per restare a casa nostra. L'unica notizia è che adesso c'è un progetto di là del foro, che il comune si sta muovendo. Se ne puoi parlare? Ma sì, se ne può parlare anche perché è pubblica la cosa, quindi c'è un progetto in corso da parte, naturalmente su indicazione della soprintendenza, che cercherà di rendere utilizzabile tutti i locali della scuola. Attualmente, beh, per chi non lo sa, nel circuito dei musei dell'amministrazione comunale, l'assessorato alla cultura, c'è una serie di musei, credo che siano 6, compreso questo, esatto, dico bene, no? Anche questo qua, anche questo qui, che con sistemi, orari, eccetera, si possono visitare. In questo circuito esiste l'antiquarium, che è un qualcosa voluto nel 98, 96, 99. L'antiquarium cos'è? È un qualcosa di provvisorio che si realizza per raccogliere del materiale nella zona dove è stato recuperato. Allora, visto che a Villa del Foro esisteva questa scuola, l'ex scuola d'Ossena, che fra l'altro è un bellissimo edificio, un po' come quello di Valle, in dimensioni notevoli, attualmente sono visitabili due sale a piano terreno, quindi hanno separato periodi storici, età del ferro, che principalmente interessa alla dottoressa Venturino, che ha svolto diverse campagne di scavo, sembra che adesso ci sia una ripresa, qualcosa si sta facendo, ma per una necessità diversa. Adesso c'è il cantiere di scavo, e credo ormai che l'abbiano richiusi, perché la SNAM ha realizzato un metanodotto che da Oviglio va verso Mortara. Quindi dovrebbe andare da Asti verso Mortara. Uno, e forse ce n'è anche un altro, e attualmente è nella zona, sono arrivati nella zona dietro la Pederbona, quindi sono già molto molto avanti, nella zona di Villa del Foro, da Villa del Foro a Oviglio, sono venuti alla luce un discreta quantità di materiali, cocci, ma diciamo di nessun valore, cose che comunque sul piccolo, queste cose qui, naturalmente quando siamo ancora qui, il piccolo, 5 colonne, ma in realtà non è materiale interessante. Sì, testimonia la presenza,
di popolazioni, e qui è tutto un lungo discorso del perché di là del foro lì. Ultimamente ho trovato anche delle cose di analisi, anche seguendo le pubblicazioni, gli antichi scritti, Plinio, Tito Livio, eccetera, di quello che poteva essere anche la vita di quella gente, in particolarità dei commerci. Vabbè, trovi l'elmo e l'elmo ti dà l'indicazione che quella è la zona di transito degli eserciti per la conquista, penisola iberica, Gallie, eccetera. Ma poi sono venute alla luce, come ho già citato un'altra volta, che a me è una cosa che mi intriga particolarmente. Nella zona del Monferrato, allora, quando, cerco di sintetizzare, e forse qualcuno l'ha già sentito sul discorso, nel momento in cui venivano realizzate queste strade, c'era la possibilità anche di ampliare i commerci, perché la strada è stata realizzata principalmente per motivi militari, questo è ovvio. E naturalmente poi ci sono tutti i commerci, sulle antiche tracce di tracciati etruschi. Vabbè. Quando, man mano che si realizzava questa rete viaria, si scoprivano nuovi giacimenti, nuove miniere, nuove zone dove, non so, zone aurifere dell'Ovadese, no? Dell'epoca romana, invece. Nella zona del Monferrato, ecco forse una spiegazione del perché, a partire da Montecastello e andare verso Casale, vengono alla luce delle ville rustiche, e non solo una, anche nella zona di Occimiano, di Mirabello, proseguendo, ma non avevano, non parlavamo di industria che vicino a Monteo da Po, addirittura pare fosse un porto fluviale, che il Bodingo, il Po, passava da di lì, quindi 2,5 chilometri prima. E qui il discorso dei paleoalberi, delle modificazioni dei fiumi, vabbè. Perché la presenza delle ville rustiche in collina? Questa è una giustificazione che mi do io, poi non lo so, non ho mai avuto occasione poi di parlare con altre persone. Perché man mano che le strade avanzavano, si arrivava, c'era stato un momento di interesse della Valle d'Aosta, perché venivano alla luce, attraverso le indicazioni dei Salassi, che erano i popoli che abitavano quella valle, di eccezionali miniere di ferro e di oro. Allora, i furboni d'allora, come oggi, cominciavano ad avanzare per lo sfruttamento di quelle miniere. I depositi di pietre della Bessa, vicino ad Ivrea, verso Biella, c'è una quantità di materiale pietroso, di ciottoli, che chi diceva che era una raccolta di materiale per realizzare gli edifici pubblici, chi dice che è materiale che veniva estratto dalle miniere, sta di fatto che queste persone, questi benestanti, questi finanzieri, i ricucci d'allora, se vogliamo, cominciavano ad insediare, ad occupare, naturalmente i tempi erano molto lunghi, stiamo parlando di queste prime presenze del 170-180 a.C., quindi già si sapeva della presenza di queste miniere e si diceva, cominciamo a portarci avanti. Man mano che le strade vengono realizzate, noi abbiamo la possibilità anche di commerciare. Cito un caso, nella Valle di Cogni c'è una struttura bellissima, anche quella non è pubblicizzata come si deve, a Pondel esiste un ponte acquedotto che era utilizzato per il lavaggio del minerale di ferro. Questo naturalmente è stato realizzato dopo da una famiglia, gli Avillo, Avilli e Patavino, e famiglie degli Avilli, guarda caso, erano Tortona, antica Tortona. Quindi questi si cominciavano a portare su, man mano che le strade erano realizzate, consentivano poi questi grandi commerci, materiale ferroso soprattutto, che erano ricchissime, che lo è. Oggi, vabbè, oggi non c'è più convenienza a far questo, delle antiche miniere, questo lo so per certo, da Pila a Cogni c'è una galleria di 6 km che da 20 anni è ferma, nel senso che è stata ristrutturata. Sono state realizzate due bellissime locomotive,
che consentirebbero il percorso da Pila verso Colli. Colli è disastrata molto spesso per slavine, valanghe, via dicendo, hanno fatto opere eccezionali in quella zona lì. Perché non va in funzione? È 20 anni, hanno speso un sacco di miliardi, una cosa infinita. Perché non c'è nessun tecnico che fa una perizia di sicurezza di quella galleria. Quindi questa galleria, che sarebbe un'attrazione turistica meravigliosa, perché tu ti trovi dal piazzale che Pila, adesso faccio una piccola divagazione, che Pila ha avuto un successo enorme, perché sciistico, parliamo dal punto di vista sciistico, perché tu arrivi con l'autostrada, parcheggi e parcheggi, sali sul Lovovia di 8-10 posti, un quarto d'ora sei a 1800 metri. Nella stagione estiva, realizzare questo percorso, anche nella stagione invernale, perché no? Questo percorso da Pila a Col sarebbe una cosa bellissima. C'è una stazione finita lì, che è una meraviglia, sembra un albergo. Salone della locomotiva, un salone in legno, una sala in legno con un portale in legno stupendo. C'è una locomotiva alla fine, no? E lì non la si può utilizzare perché nessun ingegnere, nessun perito si assume a fronte magari di fare delle opere molto costose. E allora il risultato qual è? Sembra che la protezione civile la utilizzerebbe solo in casi di estrema emergenza. Nel senso, crolla una parete di 200 metri nella valle di Corn, il paese di Corn ha avuto uno sviluppo enorme in questi ultimi anni, ecco che questa galleria potrebbe essere utilizzata in tal senso. Però, ritornando al discorso di prima, quella parte di montagna da Pila a Col era una groviera e oltretutto verso Col ci sono ancora sopra la villa famosa, la casa famosa dell'omicidio, ci sono ancora le antiche strutture delle miniere. Quindi è un altro di quegli aspetti interessanti per tante ragioni, quindi nel periodo invernale, per gli sciatori. Pila a volte ha più flusso turistico di Comaiera. Io, insomma, vabbè, ho un appartamento di fronte a Pila, la vedo col binocolo. C'è 75 km di piste. E la comodità. La comodità, allora arrivano, lasciano la macchina. Comaiera è già un pochino più lontana, è una cosa di storia. A Courmayeur, vabbè, lì è un'altra cosa tipica italiana, tutte le società di funivie e via dicendo, di italiano pare non ci sia più nulla, sono sorprese tutti i francesi, vabbè, ma questa è un'altra storia. Questo paese funziona così. Grazie. Ci sono delle domande fatte, non c'è, non pongo. Scusate un attimo, ho fatto le divagazioni a volte mi distrago. Il progetto Villa del Foro, scusate ancora, allora, deve, ma tutti l'hanno letto, deve chiudersi nell'arco di 3 anni. Allora, prima fase, ripulitura dell'area archeologica. Quindi, riportare alla luce quei 100 metri della via fuori. Togliere le erbacce, mi sono permesso di fare 2 relazioni e portarle a chi di dovere, grazie miei, se volete lasciare le cose così, lasciatele così, ma non capisco a questo punto cosa serve l'antiquario, quando nel circuito dei musei, a differenza del museo del Cervo una volta, quello rimane aperto 2 ore al mese, l'antiquario di Villa del Foro. Qui è aperto 30 ore al giorno. Quindi ripristino delle sale superiori, vabbè, sistemi multimediali, cose varie per le scuole, queste cose qui. E dovrebbero lavare il materiale anche. Prego. E dovrebbero lavare il materiale. E quei locali dovrebbero appositamente servire, io non so lei di che cosa. No, ti ho chiesto di poter studiare, ma mi hanno detto che tutto
tutto il materiale è depositato a Torino e non si può visitare. Beh, ma studiare quello che c'è nell'antiquario non si può? No, dipende. Bisogna vedere se te lo danno. Comunque quello che io ho chiesto di studiare mi hanno detto vai a Torino se vuoi lavarlo. E ho detto lavarlo cosa? Cioè, tutto quello che è stato recuperato dallo scavo è stato mandato su. Sì, ma cioè in condizioni, non so neanche in condizioni sia il materiale. Se è come quello che è stato spedito quest'anno da Ovidio. Ma cantieri che citavo io prima, sì, quelli sì, della SNAM? Sì. No, quello della SNAM è ancora aperto. Ovviamente sono fermi i lavori per il discorso. Ma lei lavora con la dottoressa Roncaglio? Sì, ho lavorato quest'estate, adesso sono ferma. Però sono ferma anche loro come lavori, perché. Io ho lavorato un paio di volte. Ho trovato un fornetto, un forno abbastanza grande, per i storici, questa è la cosa più rilevante. Poi ci sono delle piccole fosse che hanno delle forme un po' strane, quindi non si riesce a capire. Diciamo che la parte dello studio non l'ho visto, non è che si vede tutto lo scavo, però le cose ritrovate ce ne sono parecchie, però no? Che tutto quello che viene trovato non viene studiato. E so che tutti i disegni eccetera li stanno approntando adesso. Sì, io non mi sono dilungato più di tanto perché non sono cose per ufficiali. Foro, hanno ripreso i lavori proprio vicino a via del foro, ma sono legati a una costruzione che dovrebbero fare, che è in territorio vincolato, e il proprietario sta chiedendo di fare sondaggi per vedere qual è il territorio che costa meno in termini di bonifica, quindi anche lì hanno trovato delle tombe e insieme all'incenerizzazione. Però non so, poi mi sembra che non aveva terreno. Però tutto quello che viene trovato non viene studiato, come dirci. Sì, poi. E mi farà un po' ridere perché dicono già di 3 anni del progetto, però fino a 2 giorni fa non si sapeva nulla. No, non si sapeva nulla. Ma poi c'era anche un discorso di stanziamenti molto più cospicuo, si è ridimensionato a 16-18 mila. Sì, infatti secondo me sistemare rispenderanno tutti a sistemare solo la scuola, come al solito. Ma era già stata deliberata una cifra molto superiore. Immagino. Infatti ho detto se li consumano solo la scuola. Non posso dire perché non è ufficiale, no, ma... che me ne sono già creato in passato di questi problemi per quello che... con la sovrintendenza, poi per carità io. A me, credo di essere ancora quello che ancora buoni a poco, perché ormai... Grazie, naturalmente, buonasera, è un problema piuttosto delicato. Come venute fuori quelle tombe, cose già accennate nel passato, di sale, santi Dio, vi ho fatto tutto senza chiedere il permesso di nessuno. E fortunatamente nessuno ci ha... Quando la mostra è venuta a vedere dalla Spantigati, la dottoressa Spantigati, non ha obiettato, va bene, è una tomba che prende 4 cocci. Però per la popolazione era molto importante quella scoperta. Non so se lei lo ricorda, il nome di Santo Stefano. Ho sentito che ne ha parlato. Infatti, l'ho accennato la volta scorsa, stiamo parlando dell'88, quindi. E anche quello là, quel materiale. No, questo è il primo che ho chiesto di poter studiare, quindi 0 lire, per la tesi, Via del Foro. Perché pensavo che ci fosse qualcosa e non c'è assolutamente nulla, a tranne 2 articoli, 3 articoli sui soliti quaderni della sovrintendenza che si trovano in biblioteca, ma bisogna sapere esattamente quale fascicolo vuoi, perché altrimenti sono nel deposito esterno, non te li procurano, che, cioè non sono a vista, che uno dice ok, mi consulto l'indice. La sto seguendo perché mi interessa, no, perché io non ho ancora fatto quel percorso. Io vorrei la sovrintendenza, li consulto a Pavia, perché qui se mi serve un numero vado lì, faccio la richiesta, aspetto 5 giorni, me lo procurano. Quindi sono nel deposito provvisorio, non sono nel deposito esterno, quindi ogni volta che ho bisogno del fascicolo 1 fai la richiesta, ti mandano il fascicolo, ti mandatemi almeno l'indice, così. Ma è tutto esterno. Tutto quello che serve a livello di archeologia è nel deposito esterno. Quindi ti passa pure la voglia di andare a consultare qualcosa. Lei è venuta anche qualche altra serata e avrà sentito dalla mia viva voce quanto sono soddisfatto di questa situazione. Per cui, ma purtroppo io vedo che non è che si possa modificare più di tanto, perché quando si tratta di questi argomenti è tutti... Come ad esempio l'ambiente, cambiando il discorso, l'ambiente di storia locale, c'è una sala a parte. Sì, ma si può consultare fino alle 18 di sera. Scusi, ma allora la biblioteca è fino alle 20? No, alle 18 chiude. E se arrivi 2 minuti prima, non posso darti il libro, chiude alle 18. Intanto a sinistra. Sì, scusi, ma alle 18? Dove c'è scritto? Ma chiude alle 18. Ma
Sì, cioè si è... Siamo ancora all'inizio, io voglio sperare, come da anni che spero, della creazione della sezione archeologica, cioè non fare andare via il materiale che c'è qua, che c'era, perché non c'è più. E non so se riesca a... Perché con la ristrutturazione della biblioteca è stata portata fuori. E questa è stata... Quando l'ho saputo questa cosa qui, che ancora con il precedente, con Livraghi, le avevo detto. Speriamo che di riportare alla luce e alla conoscenza quei quattro cocci, che poi sono anche belli, tutto sommato, Costezza di Oro, Villa del Foro, metti due vetrinette, la popolazione, gli alessandrini vedano una volta, io non sto dicendo di portare il busto di Lucio Vero, che è quello, chissà, dell'85 ci ho provato la prima volta con Taverna, via. Non avete le strutture, non avete la sicurezza, adesso che c'è, non ci sono gli spazi. Infatti hanno portato la biblioteca che è già piccola. E allora continuiamo a essere nell'attesa del futuro museo, che non si sa ancora dove verrà. Perché se l'idea è quella di farla all'ospedale militare, è completamente insufficiente, ma non perché lo dico io, non è assolutamente sufficiente. Tenuto conto che parte di quell'edificio andrà alla facoltà di giurisprudenza. Per carità, è giusto che si ampliano qualsiasi cosa. Sta di fatto che a Torino ci sono casse, mi hanno detto centinaia di casse, di cose mai viste. Messe lì da... È chiaro, molto materiale non ha neanche valore in sé, perché anche appunto da mobilio, allora, ceramica... Allora bisogna avere il coraggio di fare delle scelte e dire, questi sono oggetti, mettetene uno in vista di oggetto, bello, ma uno. So, visto che comunque a loro non serve, anche quel frammento vuol dire può avere un significato per Alessandro. Tutti lo sanno che quando abbiamo poi trovato, dopo quelle cinque tombe, lei avrà sentito questo discorso, nella zona di Santo Stefano, ci telefona la Valdata, forse tu Claudio te lo ricordi, quell'episodio. La signora Valdata, che era la moglie di quel fabbricante di laterizi di quella zona, grosso industriale di quella zona, ci aveva telefonato, quando c'era il gruppo archeologico, oh, qui la soprintendenza ci sta portando via tutto, la SNAM lavora, hanno portato via cinque schede, sostanzialmente. Perché poi i mattoni erano là, alla SNAM non gli si dice fermi lavori perché non si può, per carità, ci telefona e ci dice, ma io ne ho una. Ne ho ancora una. Alla domenica pomeriggio siamo andati, insomma, per farla breve. Abbiamo scavato, è venuto fuori questo scheletro, non c'era corredo, non c'era niente. Ci siamo presi la nostra borsa di ossa, ce la siamo portati a casa. Abbiamo ricomposto tutte le pietre, ciotoli di fiume sostanzialmente, e il basamento in mattoni, normali, l'abbiamo ricomposta nella sala consigliare del municipio di Sana, quattro mesi. Ne è nato della Bocchieri. Della Bocchieri è un'altra. Quella della Bocchieri della zona di Zinzini, quella era tutta di Sesco e Pedale. Sì. Quella sì. E anche quella non so che fine ha fatto. Probabilmente è ritornata come era prima, accumulata in un sottoscala. Mentre lì a Sale era stata recuperata. Comunque, vabbè, è così. E quindi non si possa studiare almeno quello che c'è, non si possa essere l'accesso. Ma no, l'accesso volendo lo danno, ma lo danno solo quello che vogliono loro. Perché l'autorizzazione ne fanno avere, però su certe cose. Poi comunque certe cose le puoi studiare, però se loro non ti danno il benestare per pubblicare, rimane comunque una cosa più, cioè, privata, personale. Perché la tesi mia triennale, cioè io non la posso pubblicare fino a quando il docente non si deciderà a pubblicare l'opera in quello scavo, quindi passeranno 10 anni, quindi per sé non ha neanche senso. Però è così. Si deve svecchiare la sovrintendenza, la libertà. No, ma... Non si svecchierà mai, purtroppo. Però non ci preoccupa. No, ma io ne dico un'altra. Anche se si è svecchiata, una volta c'era Tizia, c'era Caglia,
quindi a quello non ha cambiato niente. Ma è così. Buonasera. Buonasera. Dolcino per cambiare le amarezze. Le amarezze. E anche